Benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo un esperimento che inizierà oggi e finirà tra 7 giorni. L'esperimento è: proviamo ad utilizzare per ben 7 giorni la crema Nivea, la Nivea Cream, questa nel barattolo blu. Io l'adoro perché è una crema che sappiamo che è la crema idratante più venduta al mondo in assoluto, cioè nel formato da 150 o da 300, quindi è una crema veramente stra comprata, conosciuta, si trova dappertutto, su Amazon, al supermercato e sapete che Nivea è veramente un must have. Già le nostre nonne utilizzavano questa crema, quindi figuratevi quanti anni possa avere una crema di questo tipo. È anche una crema molto chiacchierata che personalmente io amo e adoro, ma ci sono anche delle persone che in realtà continuano a dire che questa crema è un pochino troppo unta, che non va bene, che contiene i parabeni, che contiene i siliconi. Insomma, ci sono due, diciamo, correnti contrapposte, quindi sono dell'idea che secondo me potrebbe essere interessante provarla per ben 7 giorni di fila sul viso e vedere per 7 giorni che cosa succede. Iniziamo subito con questo video, ovviamente non c'è. Questo video sarà un pochino lungo perché appunto ne parleremo per 7 giorni. Partiamo subito. La scatola è la mia preferita del Latta, ovviamente costa anche pochissimo perché questa crema costa sui 3 euro. E iniziamo. Ha una consistenza soffice, soffice e soffice, vedete? Io ovviamente me la mangio a colazione, a pranzo, a cena, devo ricomprarla, vedete qui? E iniziamo subito a mettercela sul viso, quindi io la metto tutte le sere, ovviamente dopo la doccia. Posso istituire secondo me una crema, tranquillamente una crema notte, perché è bella corposa, infatti è straconosciuta, diciamo è famosa per le pelli secche. Sapete che Nivea ha tantissime creme per quanto riguarda la pelle in generale, insomma, non solo per il viso, però questa qua è quella in assoluto più amata per le pelli secche e sensibili e screpolate. E se vogliamo anche dirla tutta, come Nivea non mi idrata nessuna crema. Magari poi mi ricrederò, però. La andiamo a mettere anche un pochino nel contorno occhi. E voilà! Ok, questo qua è il primo giorno e devo dire che la pelle la sento bella soffice, bella idratata, insomma è, diciamo, una crema secondo me molto ricca, nutriente, ma la mia pelle mista devo dire che mi piace molto perché me la sta idratando, me la rende come quella dei bebè, quindi adoro, adoro e adoro ancora di più. E nulla, ora vado a dormire e ci vediamo ovviamente domani con una nuova prova e così vi farò vedere anche le sensazioni del giorno dopo. Magari per gli altri giorni non farò più video in pigiama come in questo caso, ma magari che ne so, posso anche mettermi un attimo carina. Ok, ci vediamo domani. Buongiornissimo, benvenuti in questo nuovo video. Ok, sono un po' addormentata. Devo dire che i miei capelli non si sono neanche sporcati e devo dire che la mia pelle è rimasta sempre bella idratata. Ora vado a lavare il viso e ci vediamo più tardi. Comunque per la prima notte direi che ha sostituito egregiamente una crema viso idratante normalissima, quindi al momento mi sento la pelle morbida. Forse un pochino rossastra, però sapete che io ho la puperose, quindi ok. E ho notato che mi è uscito un piccolo sfogo qui, ma secondo me è dovuto alla mia pelle sensibile. Quindi ci vediamo dopo e vediamo se questo sfogo si trasformerà in brufolo oppure se se ne andrà. Speriamo che se ne vadi. Ok, ci vediamo
più tardi, insomma. Ed eccoci qua, l'unica cosa che ho notato è che mi si sta arrossando anche questa parte qui, però in realtà non penso sia dovuta alla crema, ma penso sia dovuto magari semplicemente al freddo che c'è stato qui in questi giorni. Comunque continuiamo così, vi so dire. Allora, sicuramente magari ha degli ingredienti che possono essere per qualche soggetto comedogenici, come per esempio appunto molti dicono che ci sono ingredienti comedogenici, però vi vorrei... Chi è? Quindi questo è il secondo giorno, la pelle è ben idratata, l'unica cosa dobbiamo capire queste due cose qui da che cosa sono dovute, ma sicuramente sarà per il freddo, non penso che sia la crema assolutamente. Ok, andiamo avanti. Buongiorno, ora vado appunto a lavarmi la faccia e tutto, comunque la crema. Il risultato è questo qui e sembra bella idratata. Ci vediamo appunto stasera. Ed eccoci qui, adesso andiamo appunto ad applicare la nostra crema. Tra l'altro ci tengo a dire una cosa, ovvero che alcuni pensano che la Nivea non vada bene, bla bla bla, ma che in realtà non c'è uno studio che affermi che parabeni e siliconi, paraffina facciano male, cioè questo studio non esiste, esiste solamente nelle teste di chi per sponsorizzare prodotti che non erano, diciamo, quelli famosi, per differenziare il proprio mercato e far credere di aver inventato l'acqua calda, ha deciso che i prodotti che erano sul mercato erano tutti prodotti che non andavano bene, ma che in realtà, per il mio, non esiste alcun tipo di studio. Cioè, oddio, se avete uno studio in mano mi dite dove l'avete letto, che così andiamo a analizzare, ma deve essere uno studio scientifico e non un'invenzione di una blogger, di una youtuber o di un makeup artist, ecco. Ok, bella idratata, pronta per la notte. Ci vediamo domani mattina. Pa. Dove sei in bocca? Wow. Buongiorno. È passata la mattinata. Non so perché questa notte invece mi sono punta solamente da questo lato, si vede perché di qua è andato via tutto, quindi continuo a pensare che sia la mia pelle. E nulla, ci vediamo, diciamo, stasera con la nostra skincare routine del periodo. Ed eccoci qui. Continuiamo a metterci la nostra amata crema. Questa volta ho deciso di metterla come quando faccio il contouring. Massaggiamo, massaggiamo. Devo dire che adesso non ho più irritazioni, finalmente. Però mi sono spuntati alcuni punti neri sul nasino. Però voglio dire, punti neri per chi ha la pelle grassa sono veramente un must have, non è colpa di nessuna crema, è solo colpa della nostra pelle che ha bisogno di esfoliazione, perché i punti neri sono semplicemente un accumulo di sporco che rimane intrappolato tra i forellini dei pori e appunto la nostra pelle esterna. Quindi in realtà non è che è una crema che ce li fa venire, siamo noi che abbiamo la pelle sporca. Quindi farò una maschera. Ok, questo è tutto. Adesso vado a fare la nanna e ci vediamo. Buongiorno. Sono un po' spaventosa, però ovviamente la mia vestaglia mi sta rappresentando in quanto fa un freddo. Barbino, ieri sera ho dovuto fare anche un mini scrub, quindi diciamo che la mia pelle è abbastanza secca e quindi vedremo sulla mia pelle secca come appunto farà, ecco. Ed eccoci qui, oggi mi è sbucato un piccolo brufoletto, qui non so se vedete che è un po' arrossato il naso, però non riesco a capire bene se è per colpa della crema, probabilmente per me è troppo ricca, ma continuiamo con l'esperimento sociale. Mettiamo magari un po' meno. Ecco, mettendone meno, l'assorbimento è più carino, ecco. Ecco qua. L'unica cosa che ripeto, qui mi è uscito un gruppoletto. Per il resto tutto seguendo i piani. Ed ora appunto vado a nanna e ci vediamo domani. Non so più neanche a che giorno siamo, ma la settimana è quasi finita, quindi perfetto. Buongiornissimo.
Oltre, secondo me, al brufoletto che mi è uscito ieri, non ci sono altre cose, ecco, che sono spuntate, quindi... Ed eccoci qui, siamo pronti per la sesta sera per mettere la nostra crema. Tra l'altro questa crema è adatta sia ai bambini che agli adulti, per tutti i tipi di pelle, così c'è scritto sul sito, quindi andiamo tranquilli. E non specificano per che zona del viso è. Oggi fa tanto freddo, quindi abbondiamo... Sto mangiando un pelo, abbondiamo, abbondiamo e abbondiamo. Bella soffice. Ok. Perfetto, posso andare a letto. Ed eccoci arrivati all'ultima sera e ora ovviamente vi do le mie conclusioni finali. Sicuramente questa crema è una crema che consiglio perché è economica, costa poco. Vi ho già detto, come vi ho già spiegato, ovviamente non è la crema che ci fa uscire il brufoli puntiglieri ma è lo sporco. Non ci sono studi che attestano in realtà scientificamente provando appunto questa cosa il fatto che i parabeni e i siliconi facciano male. Soprattutto questa crema è molto ricca, soprattutto per l'inverno, l'autunno, le giornate veramente secche, è veramente ottima, più di molte altre creme corpo barra viso che ho provato fino ad ora. Sicuramente però ho notato che in alcuni giorni dove le giornate erano normali, quindi non troppo calde, sul mio viso metterla tutti i giorni è forse troppo, avendo la pelle mista, però per le giornate fresche, secche, fresche, devo dire che è un'ottima crema perché di fatto io non ho più, per esempio, avuto pellicine sul naso, che è una cosa ottima, visto che di solito ce le ho, e anche per quanto riguarda la mia zona del viso in questo... sulle guance, per esempio, che è sempre stata molto secca, in realtà questa volta non è per niente secca, quindi anche a lungo dura, anche l'effetto idratazione dura veramente a lungo, quindi mi sento di consigliarvela, però al bisogno, nel senso che nelle giornate secche mi sento di consigliarvela. Però non tutti i giorni, magari la metterei un giorno sì, un giorno no, in inverno, ecco, per idratare bene la pelle, poi si può usare su tutto il corpo, ecco, mani, viso, tutto quello che volete. E nulla, io spero di esserti stata utile, metti un like se ti piacciono video di questo tipo e un dislike se non ti piacciono, non dovrei dirtelo, ma vabbè. Commenta qui sotto, fammi sapere se anche tu adori questa crema Nivea. E nulla, ti mando un grosso bacio e noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!